Ancora il Portogallo con Sergio Silva. Si chiude il fortino azzurro a protezione di Massimo Cunegatti. Riccardo Pereira, attenzione a Pedro Alves, Riccardo Pereira, gol. E c'è il gol, l'invenzione di Pedro Alves. E porta in vantaggio il Portogallo a terzo minuto del secondo tempo supplementare. L'invenzione, vedete Felipe Gaidao, l'invenzione possibile, il possesso di pallina, i portoghesi. Attenzione, recuperano pallina gli azzurri, Alessandro Michelon, lotta contro il tempo, Alessandro Bertolucci, 24 secondi. Mirko Bertolucci, rigore, intercetta, anche questo voglio dire, 13 secondi al termine. Paolo Alves ha calciato via la palla direttamente sul tiro di Mirko Bertolucci. Ancora una punizione per i portoghesi, Pedro Alves il capitano, fa tutto da solo, è sua la perla di questa partita per il Portogallo, il gol al terzo minuto del secondo tempo supplementare e siamo ormai al conteggio finale. Portogallo campione del mondo, ha battuto l'Italia 1-0 nei supplementari, nel secondo supplementare, al terzo la rete di Pedro Alves, peccato per gli azzurri Baiardi. Sì, è stata una partita molto equilibrata, sostanzialmente pari, è stata decisa da una invenzione di Pedro Alves, che è sicuramente un grande campione. L'Italia può recriminare il non avere saputo dare una svolta alla gara cambiando ritmo. Peccato, immagini di naturalmente di festa, di gioia, 15° titolo mondiale per il Portogallo, la regola non